timidi segnali di ripresa che però fanno bene sperare per il futuro, un futuro che però all'Inter è ancora tutto da scrivere. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri. Oggi parliamo di Romelu Lukaku perché? Perché l'Inter ha fatto uscire la notizia, insomma, di star trattando, di aver avviato la trattativa con l'intermediario del calciatore Sébastien Leduer, che ha curato anche il clamoroso ritorno di Big Rom di fatto quasi 9 mesi fa dal Chelsea e che ora, insomma, sembra voler testare il club nerazzurro le possibilità di prolungare il prestito di Romelu Lukaku, arrivato dal Chelsea, affare clamoroso per un costo totale di poco superiore o intorno comunque alla decina di milioni di euro, ovviamente escluso il suo ingaggio annuale a cui il Chelsea comunque sta dando una mano a livello di contribuzione all'Inter. Ma Big Rom deve ritrovarsi dopo tanti problemi fisici, ora ha affilato un paio di buone prestazioni, soprattutto quella con l'Atalanta, poi quella con il Milan in cui aveva anche trovato il gol, cancellato poi da un fischio diciamo affrettato dell'arbitro Massa, e ora punta una maglia da titolare nella sfida di lunedì contro la Sampdoria. Per l'Inter però serve altro. La domanda oggi la facciamo a voi tifosi nerazzurri: riscattereste Romelu Lukaku? Fareste in modo di averlo nuovamente nel vostro arco offensivo anche per la stagione 2023-2024? La nostra risposta è sì, ma a determinate condizioni. Trovare un sostituto così importante, di quel peso specifico, che possa effettivamente sostituire Lukaku in condizioni ottimali, si intende ovviamente, non è cosa facile, soprattutto se Romelu desse magari un segnale, accettasse di spalmare il proprio stipendio, magari diventando un costo meno oneroso per l'Inter, potrebbe essere già un grandissimo segnale che spinge il belga a volere fortemente il nerazzurro. L'Inter in quel modo sarebbe anche parzialmente ricompensata dall'aver creduto in lui, nonostante un'annata molto molto difficile, annata in cui però, di cui però resta ancora un buon quarto di campionato di Coppa Italia, e compresa la Champions League, in cui Lukaku può e deve essere una risorsa. Il riscatto di Lukaku per noi è sì, ma un sì con riserva, da vedere ovviamente nelle prossime partite. Noi ci sentiamo domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.